Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Equesio. Siamo con la dottoressa Michela Sciup, amministratore unico di Sviluppo Umbria. Quest'oggi si presenta il piano triennale e chiaramente anche quello che è l'imminente, il 2021, su questo riposizionamento strategico di Sviluppo Umbria. Esattamente, Sviluppo Umbria torna a svolgere un ruolo centrale in perfetta sintonia con la giunta regionale e con gli uffici tecnici degli assessorati di riferimento. Gli assessorati sono quello dello sviluppo economico dell'assessore Michele Fioroni e quello del turismo e progettazione europea dell'assessore Paola Agabiti. Noi in Sviluppo Umbria recepiamo le loro indicazioni politiche e attuiamo misure per lo sviluppo economico regionale. Quali sono un po' le nuove misure, questo piano che è stato definito triennale, quali sono i punti cardini della vostra azione futura? Noi abbiamo ridefinito una mission per Sviluppo Umbria in base proprio alla legge del 2009 che dava determinate competenze specifiche a Sviluppo Umbria. E quindi la mission di Sviluppo Umbria oggi si proietta allo sviluppo economico attraverso le traiettorie di internazionalizzazione, innovazione, attrazione degli investimenti, promozione del turismo e gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Oggi c'è stata anche l'assemblea di Sviluppo Umbria, quindi un momento importante anche di confronto con le aziende. È un momento molto importante perché c'è un confronto molto aperto e probabilmente non c'è mai stato un confronto così sinergico con gli uffici regionali. Ovviamente noi abbiamo al centro della nostra operatività le imprese e il territorio. Vogliamo offrire servizi migliorati sia in qualità che in quantità, risparmiando risorse pubbliche e andando a svolgere un ruolo assolutamente fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. Con noi l'assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni. Quest'oggi c'è l'assemblea, la conferenza stampa di presentazione di questo nuovo piano triennale di Sviluppo Umbria, un nuovo riposizionamento come è stato definito. Sì, Sviluppo Umbria avrà un ruolo centrale nel riposizionamento del sistema economico umbro, con un ruolo più attivo, più integrato con le strategie di sviluppo e le altre agenzie regionali. Un esempio, il centro di competenza a Terni sulla bioeconomia sarà strategico perché, come abbiamo più volte annunciato, vogliamo che il riposizionamento della nostra regione passi ad esempio in progetti che vedono ad esempio integrate le filiere agricole con quelle industriali, un percorso di accompagnamento più strutturato nei confronti delle start-up con attività non solo di animazione ma anche di accompagnamento con servizi mirati, un'attività di scouting più profonda su quelle che sono le aziende che hanno potenziale per l'internazionalizzazione, che spesso non lo sanno, non conoscono bene i percorsi, un'azienda più aperta al territorio, più snella, più flessibile, se vogliamo anche un po' meno burocratica, ma con un ruolo decisamente più proattivo rispetto al territorio su alcuni temi di frontiera, non ultimo quello del trasferimento tecnologico, su cui la collaborazione con altre agenzie e con l'università, la firma del protocollo su questo tema sarà particolarmente rilevante e strategica, ma anche coinvolta su temi di emergenza come quello delle crisi d'impresa. Sviluppo Umbria è uno dei soggetti che parteciperà appunto alla task force delle crisi d'impresa, perché noi riteniamo che il ruolo delle agenzie regionali fino ad oggi è stato troppo scollegato, bisogna cercare di mettere insieme competenze e capacità per affrontare i temi dello sviluppo ma anche quelli dell'emergenza, e a me lo scenario economico ci porta ad affrontarli contemporaneamente in questo momento. Con noi la Presidente della Regione Umbria Donatella Tessei, quest'oggi qui a Sviluppo Umbria, la sede di Foligno, assemblea e conferenza stampa di presentazione del piano triennale, quindi che riguarda anche il riposizionamento dell'agenzia. Presidente, un momento importante. Sì, sicuramente oggi è un'assemblea dei soci importanti dove presentiamo il piano triennale di Sviluppo Umbria, un piano che sto seguendo dall'inizio, anche perché ho
ho tenuto per me naturalmente le partecipate a livello di orientamento e direzione. Stiamo portando avanti un progetto con tutte le partecipate, a maggior ragione con Sviluppo Umbria, finalizzato ad una attenzione particolare a tutto, ma in particolare vogliamo che questa azienda sia uno strumento percepito dai cittadini e dalle imprese indispensabile proprio per lo sviluppo della nostra regione. E quindi, insomma, diciamo che è un lavoro importante che è stato fatto e che sarà tenuto in continuo monitoraggio, perché è quello che stiamo cercando di fare con Sviluppo Umbria, anche con il resto delle partecipate della regione. Con questo è tutto. TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Equesio, torna puntuale tra un'ora.